Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite. Sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del LifeX Podcast! Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Ciao a tutti da Manuel. Ciao anche da Vincenzo e oggi parleremo di nuovo di... diciamo di mode nel settore fitness e diete, no? Giusto, Manu? No, basta. Vabbè, basta. Però ne parliamo con un personaggio, no, non con... E ormai non facciamo più il giochino di oscurare, quindi si vede che è il nostro ospite di oggi e quindi lo salutiamo subito. Che per me è come tornare al 2015 questa conversazione subito. Ciao Lorenzo. Okay. Ciao ragazzi, come state? bene. Tu stai bene? Ma sì, dai, in ripresa. È stato un periodo pesante in questi due anni, ma si torna in vita. Bene. Allora, per chi è nell'ambito fitness appassionato anche o professionista, perché poi abbiamo un'utenza abbastanza mescolata noi tra medici, nutrizionisti e appassionati, per chi non ti conosce vuoi dire due parole sul tuo percorso, su quello che fai o sulla tua attività in generale? Sì, io nasco, diciamo, nel natural bodybuilding, e poi inizio a studiare i primi corsi di formazione per personal trainer e istruttore e mi appassiono alla divulgazione scientifica, quindi inizio a scrivere nei primi anni 2010 su Wikipedia articoli molto tecnici sul mio settore. Poi vengo notato anche da Vincenzo al suo tempo, che mi propose di collaborare per Vivere in Forma, era il 2014, se non ricordo male, e inizia appunto la mia collaborazione con siti specializzati nel fitness, con varie tematiche che andavano dalla nutrizione all'allenamento, biomeccanica, eccetera. E da lì ho fatto un po' di strada, soprattutto con Project Invictus sono stato coinvolto come, diciamo, consulente. Mi è stato proposto di dirigere una rivista di fitness, insomma ho fatto un po' di gavetta, mi sono state fatte delle proposte di collaborazione per capitoli di certi libri e poi nel tempo sono riuscito a pubblicare anche nella rivista di Alan Aragon, che è un famoso, anzi forse il più famoso ricercatore nell'ambito di nutrizione per il fitness e quindi adesso continuo con il mio sito internet di, diciamo, divulgazione e formazione per professionisti del mio settore. E continuo anche in parallelo questo percorso di divulgazione anche, si spera, per insomma, nell'ambito più internazionale e miro a, diciamo, creare anche un progetto di formazione un po' più ampio. Sto chiudendo il mio libro sulla nutrizione per la forma fisica, l'estetica fisica, molto scientifico, un testo che sto scrivendo da 5 anni ed è tutto, insomma. Che posso dire che non vedo l'ora di leggere, perché considerando che dal modo di scrivere, per chi è appassionato di fitness, di bodybuilding in generale, la scrittura di Lorenzo non penso che suonerà nuova, nel senso che chi lo conosce sa che ha una devozione assoluta al rigore scientifico, al citazionismo, al dire cose che abbiano una... poi se dico qualcosa di sbagliato, ovviamente Lorenzo correggimi. Taglia tutto. Qualcosa che ti dà fastidio descritto così, ovviamente fammelo sapere, però ha uno stile che è estremamente, appunto, basato sull'evidenza scientifica, sul rigore, penso che possa essere la parola con cui io ti descriverei sostanzialmente nella tua attività di divulgazione. Quindi sono convinto che il libro possa essere un bella milestone, un bel punto di traguardo, diciamo, per il tuo progresso professionale, insomma. Grazie, ringrazio, lo spero, insomma, spero che diventi nel settore, almeno in Italia, un buon punto di riferimento. E su questo io comincio subito con le domande fastidiose, no, scherzo. Anche, perché no? No, anzi, la domanda fastidiosa sarebbe, tu hai detto, quando Manuel ha detto sembra che siamo tornati al 2015, tu hai detto magari, e io ho detto magari, riferito al settore. Facciamo proprio così, facciamo questo gioco, magari riferito al settore fitness e nutrizione, generico, ampio, diciamo così. Quel magari era riferito anche a questo?
Sì, perché c'era molta più soddisfazione a sfatare i falsi miti. Oggi, grazie ai social che si sono evoluti e a qualcuno che è riuscito a far arrivare in Italia quello che si diceva oltreoceano già da diversi anni, ormai il pubblico è molto più colto, molto più preparato e quindi vieni anche meno apprezzato per quello che fai rispetto a quella volta. Chiaramente io ho cercato, come credo anche voi, di alzare gli standard per riuscire ad accontentare sempre di più il pubblico fitness, però chiaramente non c'è storia, cioè c'è stata un'evoluzione molto importante e quindi oggi diciamo non dai più, non ci si riesce più a distinguere. Poi forse è stato un bene perché era forte la tentazione prima di riprendere quello che dicevano gli americani, e quindi alla fine c'era anche poco di personale, quindi il fatto di doversi distinguere mettendoci tanto di personale, mettendoci delle proprie osservazioni originali, cosa che diciamo oggi si è più portati a fare, rende meglio, o meglio, è più corretto anche dal punto di vista intellettuale, secondo me, anche perché oggi è proprio una prassi, quella del riciclo di informazioni, una cosa che inizia a darmi fastidio, anche se anch'io inevitabilmente ci sono passato, perché all'inizio, quando non hai una formazione, una competenza, anche uno sviluppo di certe doti intellettuali, ti tocca riciclare, no? E poi chiaramente con l'esperienza, con la conoscenza, le competenze e lo sviluppo di certe abilità, riesci tu a elaborare certi ragionamenti anche ponendoti, e questo mi dà molta soddisfazione, ponendomi contro i miei stessi punti di riferimento. È quello che mi dà veramente più soddisfazione perché mi dà una conferma, un feedback che in realtà sono io che elaboro e non sono, non riciclo, non ripeto quello che dicono i miei punti di riferimento, i miei mentori. Beh, dal punto di vista, guarda, sul discorso della difficoltà nell'essere riconoscibile, su questo non so se può interessarti da un punto di vista così a secco, in realtà anche con chi parlo tu sei molto riconoscibile, ed è una cosa che ti viene anche, credo, spontanea per carattere, perché comunque hai, cioè, anche nel mio caso, no? Se vedo un post specifico di un autore X, magari di autori parlo su Instagram o di articoli, posso anche leggerlo così en passant e magari non ne memorizzo. Se vedo un post tuo, la mia reazione è subito: no, aspetta, questo lo leggo quando ho tempo di mettermi qui a studiarlo. Cioè, non è una cosa che leggo così mentre sto cucinando per vedere, ah, vediamo che ha da dire Lorenzo, perché so che ci sarà una richiesta di attenzione. Anche da questo punto di vista. Quindi tu anche come Domenico Aversano, con cui abbiamo fatto molte puntate, avete uno stile che comunque è impegnativo e molto riconoscibile. In realtà è anche, se vogliamo, con questo ne avevamo discusso anche con Domenico, una scelta un po' anticommerciale, Eh sì. che però vi rende proprio in... Cioè, Domenico ha sempre detto, io parlo di quello che mi va di parlare, se mi volete leggere bene, se no, no. Però è una scelta anche coraggiosa e fortemente riconoscibile. Sì, perché non c'è, altrimenti non c'è passione, e se non c'è passione non farei quello che faccio, e quindi questa è la condizione per continuare a fare quello che faccio soddisfacendo un mio bisogno, insomma. Sì, il problema è che poi nel tempo, se non hai dei feedback o una quantità di, diciamo, visualizzazioni o di follower, al contrario, c'è l'influencer che ha iniziato 2 anni fa e ha 50 volte più follower di te, è un po' frustrante questa cosa perché sei nel settore da 6 volte più tempo di lui. Però non preoccupandoti di, diciamo, soddisfare il pubblico di massa e poi vedi che ci sono delle differenze importanti, puoi rimanerci male, soprattutto dopo che del resto poi ne va anche dei tuoi guadagni, delle Certo. tue entrate. Quindi alla fine bisogna poi trovare sempre un compromesso che io sto cercando nel tempo di trovare, ma chiaramente senza mai sacrificare, insomma, i miei pilastri, i miei principi. Perché altrimenti appunto diventa una cosa
di massa, parlando di cose anche abbastanza scontate, che si finirebbe a parlare delle cose che diciamo la gente comune vuole sentirsi dire, piuttosto che fare, diciamo, un'informazione che va sempre più sulla formazione, quello che mi piace fare a me, chiaramente alleggerendo magari lo stile narrativo, che rispetto ai primi anni, mi ricordo anche Vincenzo che primi anni mi ha dato anche delle belle dritte su questo, perché io ero veramente troppo prolisso e quindi ho iniziato poi a rendermi conto di come strutturare meglio gli articoli in maniera che siano più leggibili, perché alla fine la cosa che poi ho concluso è che se uno vuole del materiale ultra tecnico, ultra dettagliato, molto prolisso, si va direttamente a leggere review della letteratura. Quindi il valore aggiunto di quello che fanno, diciamo, i divulgatori scientifici o gli articolisti su questioni tecniche è proprio quello di riuscire a sintetizzare e quindi di avere una capacità che i ricercatori magari non hanno. Riuscire appunto a portare a un pubblico che se certo è tecnico, ma magari non ultra nerd, ultra scientifico, delle cose che nella pratica hanno una grandissima rilevanza. Quindi è un qualcosa, secondo me, di molto complementare alla questione dei paper scientifici. Cioè, c'è un valore aggiunto, c'è qualcosa di separato. Non è che se io studio dai paper, allora non ho bisogno magari degli articoli più narrativi. Sono degli strumenti complementari per comprendere meglio un argomento complesso. Vinzio, volevi fare una considerazione tu? Ci sono tante cose bellissime che ha detto Lorenzo, su cui mi aggancerei. Potrebbero uscire 6 ore di conversazione, però mi aggancio su quest'ultimo punto. Praticamente, sì, alla fine noi chiamiamo le review scientifiche le fonti, no? Quando ci vai alla fonte. E alla fine, sì, secondo me è importante, appunto, come hai detto tu, c'è una separazione. Uno ha la fonte e poi c'è, cioè, come hai utilizzato quella fonte. Quindi io vado da Lorenzo per dire, ok, tu come l'hai utilizzata quella fonte? Per quanto ci sia formalità e rigore, ci hai messo del tuo che mi ha fatto capire come quella parte lì la porto nel pratico. Per quanto riguarda c'era una considerazione che volevo fare prima relativamente alla parte commerciale, non commerciale, eccetera, però un po' mi sono perso, poi sono rimasto ad ascoltare i vostri discorsi e me la sono un attimo persa, probabilmente mi riverrà in testa. Domanda per te, Lorenzo. Ecco, forse riguarda proprio questa cosa qui, il fatto del non vedere un numero di feedback commisurato all'impegno, o meglio, commisurato all'impegno rispetto poi a chi da 6 mesi scrive due cosine che piacciono alla gente e ha tanti feedback. Su questo tema, a me, ho osservato, e mi sembra che sia abbastanza, come dire, convincente come cosa, il fatto che poi le persone anche che cercano di più un articolo ricercato più formale, più rigoroso, siano poi anche quelle che stanno magari meno dietro ai social, meno dietro a certe cose, quindi reagiscono meno, ok? Quindi sono meno, davvero la Interattive, reazione di Facebook la fanno di meno, non meno mettono fan base, Ci sono, esatto, cioè sono lì che nel senso vedono il tuo articolo, ma tu non vedi che effettivamente non puoi sapere che. Cioè, sono quelli che si fanno vedere, notare di meno, ok? Prima di aver osservato questa stessa cosa, ma oppure. guarda, in realtà devo dire che paradossalmente al tempo avevo molti più feedback, diciamo, in privato, ma anche interazioni nei post, che oggi non ho più. Quindi sono giunto alla conclusione che ormai per molto più pubblico rispetto a quello di un tempo, le cose che magari dico o sono scontate o è scontato che io dia questo servizio, diciamo. E quindi non c'è più quel riconoscimento. Magari una volta mi scrivevano medici, ma entusiasti, ah, sono
ti stimo moltissimo per quello che fai. E oggi invece queste cose sono, cioè, in un anno non credo neanche che succeda più una cosa del genere. E quindi appunto questa differenza di feedback, diciamo più privati o umani, se vogliamo, mi ha fatto pensare che le aspettative del pubblico sono cambiate, si è alzata un po' l'aspettativa o l'asticella di quello che il pubblico vuole aspettarsi per dare dei feedback positivi. Non lo so, me la sono spiegata in questi termini, poi non so se sia così. Ah, io questa cosa la vedo come aumento della competizione, ma non della competizione in termini di quanti per quante persone ci sono nel mercato, tra virgolette, competizione per l'attenzione delle persone. Cioè, abbiamo la testa così talmente piena Sì. rispetto a tanto tempo fa che adesso, anche se Lorenzo ha fatto un contenuto bellissimo, me la vivo da solo, non vado da Lorenzo a dirgli grande, bello Lorenzo, mi piace, mi hai stimolato, perché c'è meno tempo proprio di... O meglio, ci facciamo rubare più tempo dalle Non varie sovraccarico cose. forse di Sì. informazioni. Ma banalmente, secondo me, è proprio anche quello che ti ho descritto prima. Cioè, io il tuo post me lo leggo quando posso stare, magari spesso la sera sul tablet, sto sdraiato sul divano, me leggo un tuo post, mi ci faccio le notine a fianco. Effettivamente io stesso non ho avuto a parte metterti il cuoricino sul post, che è anche sterile in un certo senso come interazione, no? Il classico like, però effettivamente non mi viene spesso di dirti un commento, perché il mio ragionamento, come credo quello di tanti altri, e poi ti faccio un appunto che ci porta a un punto successivo, è che io posso scriverti sotto ogni post bello scritto Lorenzo, bello scritto Lorenzo, no, ovviamente, perché anche tu pensi, Manuel, sei rincoglionito del tutto. Oppure dici, ok, però parliamone, e spesso poi non c'è quel tempo di avere un dialogo, perché più il contenuto è impegnativo, più richiede un dialogo che è altrettanto impegnativo. E il Sì. secondo punto è proprio il fatto, invece, di dirti il contrario. Cioè, io penso che l'asticella in realtà si sia abbassata, non che si sia alzata, cioè che i contenuti che vengono offerti siano di facile fruizione e sempre le stesse cose rigirate da un angolo diverso. Quindi io l'ho vista come l'esatto opposto, complementare a quello che ha detto Vince, cioè c'è tantissimo immediato, il contenuto che richiede più tempo, richiede più impegno ed è meno valorizzato. Dal lato opposto, secondo me, proprio la necessità di avere delle cose semplici è indice non solo della competizione, ma anche del tempo di attenzione che le persone mediamente hanno adesso. Poi tu eri appassionato anche di queste cose, quindi sicuramente ti sarai tenuto al passo anche con le ricerche sulla neuroscienza, sulla parte di attenzione, dello span di attenzione che c'è adesso, che è molto più breve. Come quando dicevi prima, un punto che secondo me è chiave, che viene evidenziato poi da Tom Nichols nel libro La conoscenza e i suoi nemici, il riciclo di informazioni adesso è molto più forte come pratica. Prima c'eravamo sette persone, otto persone, e ci sgamavamo tra noi. Ah, ma tu questo l'hai preso da il McDonald's, ma lo sapevamo noi. Sì. Adesso magari non lo sai più nemmeno tu, perché non ci vai a fare le ricerche che facevi prima, quando i contenuti erano pochi, ma allo stesso tempo le cose vengono apprese e dimenticate talmente velocemente che io posso ridirti la stessa cosa una volta ogni 2 settimane e ti suonerà sempre come un'informazione nuova. E questo è un punto veramente importante, perché nel frattempo ne ho sentite altre 200 e non ricordo minimamente che Lorenzo 2 settimane fa aveva citato una cosa. Se Manuel prende la prima riga del post di Lorenzo e ci fa altri due post, sono informazioni completamente nuove. Ma ci pensate giusto così, fuori dal coro, in quanto poco tempo è successo tutto questo? Cioè, sono 6 anni, 7 anni, non è te. Quando prima ho detto sembra il 2015 che siamo noi tre qua a parlare, in Sì. realtà sembrano 4 ere fa. Esatto, cioè, ma prima c'era proprio questa, c'eravamo noi come comunità di persone che diceva, ok, vado da Lorenzo perché so che mi sta dando questo contenuto, vado da Vincenzo perché mi dà quest'altro, vado da Manuel perché mi dà questo, vado di là perché mi dà questa, fine. Siamo lì, però c'era un accrescimento elevato perché
forse anche il tempo di fruizione era elevato. Io mi fermavo su, io come persona X, sì, su la fruizione di un contenuto e lo fruivo, nel senso che lo vivevo, ci ragionavo assieme, sopra, ci andavo a cercare altre cose, i riferimenti che Lorenzo mi metteva così meticolosamente, le andavo a vedere, le andavo a scandagliare, tanto è vero che molte anche discussioni nascevano dal fatto che no, ma questo, tu hai preso questo studio, che in realtà il design è stato fatto in maniera sbagliata, cioè uno andava a vedere anche il design di studio, vedere il design di soggetti, quanto era durato, questo studio non vale nulla, adesso mandiamoli a farmela, cioè, quando è cambiata l'ora legale, quando è cambiata l'ora in generale, quando c'è il cambio dell'ora, spesso viene fatta quel classico ondata su Instagram, nelle pagine medico-scientifiche, citando gli effetti del cambio dell'ora, e si cita una reference. E io adesso ho pensato proprio a questo, se per argomenti di questo genere tu puoi citare un solo paper, una volta invece stavamo lì a dire ok, te ne metto 5 che dicono una cosa, te ne metto 6 che ne dicono un'altra, e ci scannavamo su quale fosse la cosa più sensata. Vi immaginate a farlo adesso? Ma devo dire che c'è stata una bella evoluzione, nel senso io comunque al di là del fatto di questi riconoscimenti percepiti, perlomeno percepiti che sono cambiati, la vedo come un'evoluzione positiva, nel senso che sia noi magari siamo diventati più abili, più esperti anche nel comunicare e nel trasmettere certi concetti, ma proprio la comunicazione in generale è diventata più efficiente, quindi ne parlavamo già nell'intervista che avevo fatto a Vincenzo tempo fa, le infografiche, pur essendo chiaramente viste male anche da me per certi versi, sono diventate il modo più efficiente per trasmettere un argomento complesso e racchiudere i pochi punti chiave in 2 o 3 slide. Quindi alla fine c'è stata una vera e propria evoluzione nel senso positivo del termine. E poi chiaramente questo cambiamento magari ha portato a peggiorare certi aspetti che magari apprezzavamo prima, però nel complesso la vedo comunque in maniera positiva. L'unica cosa, c'era molta più gratificazione, perlomeno per quanto mi riguarda, perché c'erano più apprezzamenti dichiarati, e questo mi dava più forza, più energia per continuare ad accontentare anche quel poco pubblico in realtà, perché magari quella volta non mi perdevo dietro ai like, quelle cose lì, nel tempo ho iniziato a guardarle e poi è lì che magari lo accusi un po' più emotivamente, no? E quando diventi dipendente dai feedback del pubblico, e questo poi è un qualcosa che ti può far stare male. Io chiaramente ho gestito la cosa, però riconosco che c'è un ritorno importante, che poi è anche abbastanza umano, nel senso quando tu vedi che c'è un gradimento, è ovvio che sei poi portato, gratificato e portato a dare il meglio. Oppure, al contrario, vedi che c'è meno riscontro e quindi sei portato a migliorare tu per cercare di accontentarlo sempre di più. Ma in un modo o nell'altro comunque la vedo come un'evoluzione positiva nel complesso. Ok. Qua secondo me c'è da fare... No, Manu, volevi dire qualcosa? No. Ok. Da fare la distinzione tra... Tu hai parlato delle infografiche. Contenuti in generale, contenuti sintetici. Diciamo che può essere un post... su Instagram corredato di una foto con 2 o 3 paroline che ti dicono qualcosa, che educano in qualche modo l'utente. Qua c'è, secondo me, da fare la distinzione tra chi poi ha sostanza dietro, cioè chi poi riesce anche a sviscerare se glielo chiedi, dici, ok, mi spieghi in quelle 3 parole cosa intendi, e chi invece fa appunto il reporting, cioè impara dalla sintesi. E per me chi impara dalla sintesi è mortale praticamente. Sì. Nel tempo a me è sembrato che tutto questo, cioè, è come se avessimo creato delle scatole cinesi, capito? Tu sintetizzi, io imparo dal sintetizzatore,
quell'altro, il sintesi, poi faccio la sintesi della sintesi, eccetera, eccetera, eccetera. E nel tempo mi è sembrato come se il mercato, chiamiamolo ancora così, sia spostato verso una sorta di intrattenimento, a me viene dire, intrattenimento all'argomento, cioè ti intrattengo, non ti sto educando, non ti sto dando quel pungolo per farti capire come facevamo prima, no, i carboidrati di sera li puoi mangiare, ok? E c'era lì la persona che diceva, cavoli, davvero, fammi andare a vedere. Adesso mi sembra molto più di intrattenimento, ti do il contentino perché così a sera scorri col tuo ditino sul social network e i contenuti sono diventati per la maggioranza così, proprio intrattenimento alla materia. Che ne pensi di questa visione? Sì, sì, in effetti, però riflettendoci, è forse la scelta più efficiente, come dicevo, proprio perché mascherando l'informazione con intrattenimento, comunque mettendola come intrattenimento, è più assimilata più facilmente. E quindi è come se si bypassasse la noia che può avere un argomento scientifico, riuscendo a far arrivare alla persona nel miglior modo possibile un'informazione che poi alla fine è utile. E quindi è un po', diciamo, da una parte si può vedere come una degenerazione dell'informazione o della formazione addirittura. Dall'altra però lo si può vedere come veramente il modo più efficace, proprio perché si è stati portati a condensare tutto in pochissimo spazio per Instagram, il modo più efficace per far arrivare i messaggi. E quindi anch'io, almeno perlomeno io la vedo in maniera molto contrastante, cioè ci sono queste due facce della medaglia, della stessa medaglia, che sono da una parte un aumento importante dell'efficienza, dall'altra una perdita totale di una serietà e anche di un approfondimento, e quindi di una competenza di fatto in materia. Però dal momento che poi l'informazione finale o l'implicazione pratica arriva, allora uno, diciamo, può sentirsi comunque esperto dal punto di vista dell'implicazione pratica, che forse è quello che tante volte è sufficiente per sapere come comportarsi, no? Tante volte il perché delle cose è un qualcosa che allo scienziato è di interesse, ma magari per l'operatore può essere un po' secondario. Ovvio che qua ci sono molte sfaccettature per certe cose così, per altre no. Però tante volte l'implicazione pratica è quello che conta nella pratica. E quindi c'è questa eterna, questo eterno contrasto tra due implicazioni che vanno di pari passo. Ma di la verità, tu ci stai su TikTok? No. No, beh, insomma, sono nato ancora negli anni 80, quindi no. Sembra un'ottima risposta. Sì, aggiungere qualcosa su... mi rifiuto. Cioè, lo so che se avessi 10 anni di meno, anche forse 5, ci sarei, ma veramente mi ripugna. Quindi non ci sto. Guarda, il discorso del mercato del fitness, del mercato dell'intrattenimento del fitness è un punto secondo me chiave che in realtà è tutto diventato intrattenimento, anche pagine di oncologia fanno leva sulla spinta dopaminergica del contenuto che deve appagarti, che fa un po', non so se fa sorridere, ribrezzo, spavento, il discorso che io debba coinvolgerti a un livello di piacere per delle informazioni che devono essere minatorie o di educazione contro una malattia. Ma a prescindere da questo, un punto interessante che potremmo trattare in chiusura è quando qualcuno si affaccia al mondo della divulgazione attuale, al mondo del... Prima di tutto, per te c'è ancora spazio? Non è una domanda retorica né provocatoria. Cioè c'è qualcosa che manca che secondo te io non ne faccio così parte a livello stretto in realtà, ma nell'ambito del fitness, del bodybuilding, c'è qualcosa che ne manca, che manca? È difficile, secondo me
chi si distingue qui in questo settore è qualcuno che dovrebbe avere delle, secondo me, delle capacità intellettuali superiori, perché alla fine o si parla di gente che ricicla e quindi che punta tanto, magari che spicca perché investe tanto in immagine, oppure gente che si bomba, o comunque persone comunque che arrivano in alto dal punto di vista competitivo, agonistico, e che quindi non è che dicono le cose per una competenza, ma semplicemente perché sono credibili e quindi possono magari anche riciclare le cose da altri e le fanno arrivare al pubblico perché sono creduti più di altre persone. Però guardando strettamente ai contenuti e quindi a delle capacità della persona è molto difficile, soprattutto in Italia. Vabbè, c'è anche meno concorrenza, c'è anche meno popolazione, quindi meno probabilità. Però da quello che ho visto è difficile veramente nel nostro settore che qualcuno riempia qualche spazio vuoto, perché da quello che vedo non mi sembra che l'Italia sia un esempio così fiorente, almeno nel nostro settore, che da come la vedo è sempre stato un po' più superficiale rispetto a settori un po' più seri, come può essere il clinico, insomma, dove però anche lì diciamo che oggi No, come ma oggi. guarda, Manuel, aspetta, metto una parentesi qua. cioè, parla tu, Lorenzo, io. lo vedo che si trattiene un po' con le parole, ma secondo me qua esce fuori la puntata politica che ho sempre voluto fare. No, Vai, no. vai, poi io parlo dopo. Cosa volevo dire? Che comunque in qualsiasi settore, di qualsiasi settore si parli, alla fine le persone guardano comunque a un ritorno o di immagine o economico, entrambi in realtà. Quindi è ovvio che conviene più dire alle persone quello che piace o farlo arrivare come alle persone piace, piuttosto che dire cose originali che sono frutto di tuoi meriti, i tuoi ragionamenti, cioè quello non paga. E quindi perché uno dovrebbe, cioè o uno è veramente talmente forte, talmente unico, che spicca comunque perlomeno tra i professionisti, ma se uno vuole fare strada dal punto di vista dei riscontri di pubblico, non è quella la strada da percorrere. Quindi diciamo che se sei furbo, forse c'è anche più probabilità di emergere rispetto a uno che ha veramente delle doti dal punto di vista, diciamo, più intellettuale o comunque di competenze. Forse è anche una questione di tempo, se me lo concedete, però qua volevo un parere anche di tutti e due, perché se, io immagino te, Lore, come me o Vincenzo, no? Facciamo il paragone nostro, noi abbiamo iniziato questo podcast che non è improntato al fitness, abbiamo parlato di imprenditoria, di finanza in generale, di crescita personale per quello che sono i nostri interessi. Nascono altri nel tempo, poi sono nate altri format che però con una costanza martellante, perché noi lo facciamo essendo facendo altri lavori, facendo altre attività nella nostra vita e quindi lo facciamo con piacere cercando di migliorare nel tempo, ma come attività collaterale. Immagino che un altro, proprio nella parola furbo, c'è anche la possibilità di entrare in un settore a gamba tesa investendo subito per avere magari chi ti cura la parte marketing, chi ti fa la parte Sì. di grafica del contenuto. Allora cominci a martellare in una maniera tre post al giorno, forse c'è un modo di entrare, però deve essere quello il tuo lavoro fisso Sì. rispetto a farlo così, in farlo mentre fai anche un altro tipo di lavoro, insomma. Sì, credo che sia, insomma, un rapporto cioè conta sia eventualmente l'investimento oppure il tempo da quanto tempo ti dedichi alla cosa, perché se tu comunque da 10 anni fai quello che fai, anche se non lo fai in maniera assidua e come attività principale, pian piano comunque ti fai conoscere se veramente i professionisti, i tuoi colleghi vedono che c'è un valore. Quindi credo che ci sia un rapporto tra le due variabili, però effettivamente illuminare. Se proprio dobbiamo parlare del caso più emblematico, non è che si mette sui social. Quindi quelli che veramente sono dei geni, diciamo così,
sono anche quelli che non vediamo, sono quelli più dietro le quinte. Infatti, gli scienziati, che sono il livello superiore di competenza in materia scientifica, sono anche quelli che si espongono di meno, sono quelli che nessuno conosce. E quindi sì, effettivamente è anche una questione che se io sono un professionista di altissimo livello, un medico riconosciuto, un ricercatore, non solo magari non mi interessa, ma non ho neppure tempo di andare sui social per metterci la faccia, perché alla fine quello che mi interessa è essere riconosciuto dai miei colleghi, dalla mia comunità, non dalla massa. E quindi c'è anche questo fattore da prendere in considerazione. Cioè, ho tante cose in testa, però riduco tutto a una sola espressione, che è la barriera d'ingresso che c'è su un determinato ambito. Cioè, proprio nozioni di economia di base dicono che se la barriera d'ingresso è bassa, la competizione nel tempo diventa alta. Secondo me, la cosa che si può fare, che un po' noi abbiamo fatto effettivamente, cioè c'è una barriera d'ingresso bassa nel settore in generale, diciamo della divulgazione delle diete, del fitness, eccetera. Tutti ne parlano perché è una cosa che hai nella tua vita, il mangiare, il fare esercizio, ce l'hai, quindi ti senti esperto anche se sei a zero. Però poi in queste abbiamo creato effettivamente delle piccole nicchie all'interno di questo settore. Cioè io quando se penso a Lorenzo penso che sia, io vedo chi ce l'ha fatta, diciamo così, chi si distingue, lo vedo come una persona che di questo settore ha preso la parte proprio l'artigianalità. Cioè io se vedo Lorenzo dico ok, è un artigiano del ricavare informazioni. Non c'è nessun altro che può fare la stessa cosa con quella competenza tecnica, quell'occhio alla qualità, eccetera, come la fa Lorenzo. Manuel fa il modo in cui si mette e fa dei dettagli sulle diete, è artigiano di quella professione. Io, artigiano del cazzeggio. Però, secondo me, si è creata questa artigianalità in chi si va a distinguere. Ovviamente la difficoltà è quella di che il prodotto, diciamo così, non è tangibile. Non stiamo producendo appunto i gioielli, gli anelli che si vede che sono fatti bene e quell'altra di bigiotteria che si vede che sono fatti male, ma è informazione, qualcosa di più astratto, che quindi la persona fa difficoltà a vagliare bene e questo porta un sacco di problemi, diciamo così, perlomeno a chi vuole lavorare seriamente. Chi vuole lavorare seriamente, certo, Certo. per tutta quella serie di problemi anche che poi ha evidenziato anche Lorenzo, sia al punto di gratificazione personale, sia al punto di effettivo reach, di effettivo raggiungimento di un'audience che possa fare anche la differenza, sia in termini lavorativi di guadagno, sia in termini appunto di soddisfazione, di diffusione di un certo tipo di informazione. Vuoi aggiungere qualcosa, Lorenzo? No, su questo non mi viene a dire nient'altro, magari riflettendoci, ma non vorrei creare quei momenti vuoti di imbarazzo. No, figurati, figurati. No, in realtà per me abbiamo fatto, a parte che siamo sembrati un po' dei tre nostalgici anziani che vogliono I vecchietti, dico, dai miei tempi. mostrare tutti e tre. Questo podcast andava fatto tutti e tre su una panchina con la telecamera che ci puntava davanti, no? Sì. Col treppiede o la stampella, sì. Esatto. No, no, beh, diciamo che la vedo comunque positiva, nel senso abbiamo vissuto una generazione precedente, forse due addirittura, e adesso ci tocca adattarci come tutti. Poi magari avendo un'età un po' più avanzata degli altri, adattarci è un po' più difficile, ma è sempre stimolante, insomma. Cioè, è una cosa che ci fa vivere, insomma. Cioè, invece di adagiarci su una situazione stagnante, il fatto di vedere che i settori si evolvono e quindi anche dare a noi degli spunti, degli stimoli per evolverci,
la vedo sempre come una cosa positiva. E chiaramente, come tutte le evoluzioni, ci sono anche dei lati negativi, poi ci sono quelli che dicono, diranno a prescindere si stava meglio quando si stava peggio, quindi che apprezzano più il passato, ma Certo. e anch'io forse l'ho lasciato intendere prima, però il fatto è che in realtà la vedo più, cioè il bilancio lo vedo positivo. Chiaramente ci sono sempre del. Se uno vuole vedere il lato negativo lo vedrà sempre, insomma, per intenderci. Però nel complesso anch'io riconosco che oggi le informazioni di qualità sono molto maggiori di quelle che si potevano trovare in passato e quindi magari una volta era più facile distinguersi, ma oggi si riesce, se si vuole, a dare un'informazione anche più qualitativa perché si hanno a disposizione molte più informazioni, molti più professionisti. Io mi sono reso conto, tra l'altro, che sono il primo, magari, che non apprezza quello che ormai dà per scontato, cioè io ormai leggo dei post, degli articoli ultra tecnici dei famosi esperti internazionali e li do ormai per scontati perché ogni settimana c'è nuovo materiale, però riflettendoci è roba di estremo valore. È solo che avendola sempre, costantemente, che mi Ah, arriva, sì. Sì. ci abituiamo a certi standard e non riconosciamo più il suo valore reale. E quindi forse è anche quello che è successo con me verso gli altri. Però insomma questo non mi impedisce di continuare a fare quello che faccio con la più grande passione, come immagino anche voi, insomma. Sì, nei rispettivi settori, assolutamente, Sì. assolutamente. Ah, ma perché tu non sei Ascolta. nel fitness? No, 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 io ormai no, Dillo che sì, ti tiri non ti fuori. distaccare così tanto, che questo settore è così inclusivo, cioè è dire No, tutto, si vede capito? che Sul proprio fitness. non vuole essere etichettato come uno di quelli. No, ma io cioè, ho la scuola di medicina e nutrizione funzionale, quindi tutt'altro, in tutt'altro, cioè il No, non fitness vai in è. Io palestra. non ho mai alzato un peso in vita mia, praticamente. Oh, cazzo. Ah. Mostra il bicipite, va, mostra il bicipite. Beh, dai, qualcosa Un c'è, dai, pochino, okay. no, qualche curl lo fai. Qualcosa c'è. No, No, pensavo no, che ma eravamo più, cioè che eri più dentro il fitness invece. infatti, adesso chiudiamo la puntata con una nota colorita e divertente. In realtà, quando io in realtà avvicinarmi al mondo del fitness è stato tramite Vincenzo. Io ho sempre fatto sport. Ma di tutt'altro tipo, io ho sempre fatto altre tipologie di sport, cioè io da 3 anni a 32 che ne ho adesso non sono mai stato fermo, ho sempre fatto allenamento, ho sempre fatto sport, ma non ho mai fatto pesistica. Io il primo squat me l'ha insegnato Vincenzo, l'ho fatto con lui, non ho mai fatto squat in vita mia, non ho mai fatto stacco da terra, me l'ha fatto fare Vincenzo per la prima volta. Però ero molto interessato alle dinamiche di manipolazione nutrizionale. Dal punto di vista, io lo vedevo, l'avevo sentito e subito come atleta nell'ambito degli altri sport, farlo come nutrizionista è stato una passione enorme. L'ambito del fitness è quello che ti dà più possibilità di dimostrare effettivamente quello che riesci a fare nell'ottica di manipolare appunto timing, fonti e quant'altro. E quindi mi sono avvicinato per questo. Ma in effetti, se ti ricordi, molte volte sugli allenamenti io chiedevo a Vincenzo in relazione a seguire le persone, chiedevo a te proprio perché non è un mondo che mi è familiare. E su quello io sono molto categorico. Cioè, io feci il corso della ISSA come personal trainer con il prof Stefano Zambelli, tra i vari docenti che saluto, per capire meglio quando voi parlavate, non perché io mi allenassi, perché non erano cose che venivano dal mio punto di vista. Tutto là, quindi è stata una passione e mi ci avete fatto avvicinare paradossalmente voi, però non sono cose che ho praticato. Cioè, io mi sono allenato una volta con Ivan Martellato che mi era venuto a trovare a casa, mi ha portato in palestra. È stata una scena pietosa del fatto che non sapevo fare proprio i movimenti di base con alcuni attrezzi, non sapevo, cioè mi diceva fai quello, io dicevo come mi metto, come lo uso sto attrezzo sostanzialmente. Imbarazzante, insomma. Perché vengo da un'altra disciplina, quindi posso, l'ho sempre studiata dall'esterno, anche con passione, ripeto, perché mi ci avete fatto appassionare. Lato nutrizionale, mai avuto nessun problema. Lato allenamento non è una cosa che ho mai fatto. Probabilmente tra un po' di anni
le discipline che faccio io diventeranno meno sostenibili per il mio corpo, l'acrobatica che pratico diventa difficile a livello articolare, e quindi mi svolterò sulla pesistica, però per il momento è una cosa che non ho toccato, ecco. Ti toccherà iniziare a breve, perché insomma poi così sei già pronto quando arriverai all'età giusta. Esatto, prima o poi mi ci devo avvicinare, guarda. Senti, Lorenzo, grazie davvero. Proprio boomer oggi. Oggi puntata boomer. Ce l'ho un cappello, tipo un basco da mettermi di lato, veramente. Dai, Lorenzo, veramente, grazie di essere stato nostro ospite. Grazie a voi ragazzi. E grazie a tutti di aver ascoltato fino a qui. Come al solito, se ci volete supportare, avete la possibilità di votarci su Spotify con le stelline o su YouTube e sul gruppo Telegram che abbiamo, cioè il canale, no, il gruppo Telegram, non il canale che non ha interazione, sul gruppo Telegram LifeX per suggerirci domande o argomenti. Per oggi è tutto, alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao.